insieme nello stadio, i tifosi impazziti a festeggiare lo scudetto, il secondo nella storia della Lazio, l'Olimpico trasformato in una piazza completamente biancoceleste. Calcio e dintorni, il campionato della capitale. Eccoci qua, non poteva mancare questa mattina, assolutamente. Ecco, c'ho un ritorno che è una favola, però me l'hai tolto, Mirko. Dunque, buongiorno a Tonino Cagnucci. Buongiorno Marcello. Evviva te, evviva te, evviva Carlo Zampa, evviva i nostri, Carlone buongiorno, nostro. Buongiorno Marcellino, buongiorno Flavio. Grandi, grandi, questa mattina con noi c'è Angelo Papi in redazione perché quel grandissimo cornuto di Flavio Grasselli ha preso le vacanze. Allora, buongiorno Angelo. Ha capito, Carlo. Ha capito, Carlo? Non lo sapevo. Il Grasselli cornuto ha preso le vacanze e noi qua al chiodo, ma comunque dai, lo salutiamo Flavio, lo salutiamo. Come no. Flavio. E dunque partiamo dal titolo del Romanista, l'anno che verrà, dai, così facciamo anche un po' di buoni propositi per il futuro. Che anno sarà? Il Romanista lo descrive Tonino, però raccontacelo. A saperlo, sono speranze, la prima che arrivi la firma di rinnovo sul contratto di De Rossi, primo mini grande obiettivo, significherebbe tanto. Poi l'anno che verrà speriamo che sia come ha chiuso questo, che sta per finire, perché le ultime tre partite, soprattutto Bologna e Napoli, via delle vittorie, la prestazione della Roma ha fatto intravedere tanto di quello che potrebbe essere, non solo sul campo, perché quella è una risultanza di un lavoro che c'è dietro e che sta sempre girato alla perfezione, ma era un meccanismo duro da far ingranare, perché insomma si ripartiva da zero, ma già adesso secondo me insomma è fluido, e quindi l'anno che verrà potrebbe essere veramente un gran bell'anno. Non so se subito di vittorie, perché comunque quest'anno ci sarebbe da vincere la Coppa Italia o da prendere un terzo posto, quelli sono gli auspici. Dunque Carlo, mi piace molto che il Romanista il nostro 2011 nei quattro effigiati ci ha messo anche Francesco Rocca. Sì, mi è piaciuto. L'ho voluta io quella volta, l'ho rivendicata, perché a parte un po' infatti Francesco Rocca, sì, lascio la parola, ma insomma ci tenevo a dirtelo questo. Hai fatto molto bene Tonino, noi pensavamo proprio ciò unitamente a Carlo, perché il rivedere a Trigoria un simbolo quale Francesco Rocca è, ha fatto bene a tutti. Ha fatto bene a tutti. Dicevamo Carlo, allora l'anno che verrà è un anno che io credo, a parte il fatto che sta vicenda di De Rossi dovrebbe comunque anche realizzarsi. Voi lo conoscete molto meglio di tutti De Rossi, Tonino gli è molto vicino, Carlo altrettanto. Però insomma non lo so, sembra ancora che ci sia un temporeggiare che a questo punto ha giustificazione? Guarda, sicuramente Tonino ne può dire molto di più di me, lo conosce molto meglio, e a parte insomma, il libro che ha scritto su di lui, certo, sì, che mi rispecchia perfettamente quello che è la sua essenza proprio in pieno. Dio lo conosce molto più di me, io lo conosco soltanto come lo può conoscere qualunque altro insomma, cronista che segue la Roma, al di là di quello che è proprio l'affetto che ho nei confronti suoi. Io penso che in questo momento diciamo questa sorta di resistenza nasca proprio dal procuratore più che da lui. Ma è una mia sensazione, attenzione, è tutt'altro che suffragato da nulla, però è tutt'altro che campata in aria, Carlo. Non soltanto mia sensazione, perché ha ribadito lui più volte di voler comunque restare a Roma. Roma ha ribadito più volte di voler continuare chiaramente con Daniele De Rossi, quindi c'è la volontà delle parti. C'è però comunque da discutere il tutto con il procuratore, quindi probabilmente anche questioni che possono riguardare commissioni o cose varie. Quindi io penso che questo ritardo in qualche modo sia dovuto proprio al lavoro che sta facendo il procuratore. Lo so, ma a un certo punto però De Rossi, Carlo, all'ultima parola, ma è per quello che io sono sicuro al 100% che resterà. I soldi glieli riconoscono. Ma probabilmente anche perché lui sta cercando di ottenere il massimo per quello che è il suo, non solo per quello che riguarda la sua parte, ma per quello che riguarda proprio il suo lavoro e quindi il fatto di rappresentare comunque il giocatore, sapendo perfettamente che ci sono altre
altre offerte, offerte comunque sostanziose, sicuramente anche superiori a quella della Roma. Però ti dicevo, io per quello che sono sicuro al 100% che lui rimarrà, perché c'è la volontà da parte del giocatore di restare a Roma. Tra l'altro, Carlo, lui lo conferma. Che è una volontà, secondo me, che va al di là della questione economica, totalmente al di là. Che comunque c'è, Carlo, sì, perché insomma. Certo, però dicevo va al di là perché è molto importante, secondo me, quelli che sono un po' gli obiettivi della squadra e della società. Perché io penso che in una squadra, in una società ridimensionata, fosse difficilmente. Daniele sarebbe rimasto. Lo ribadisce ogni volta, no? Dice: unico rimpianto è donare solo una carriera alla Roma. Queste sono proprio parole di Daniele De Rossi. Esatto. E quindi ogni volta va. Quel famoso giorno. Va a ribadirlo. Sì, più che altro in negativo la cosa si capisce. Cioè, se dovesse partire Daniele De Rossi, voglio dire, è una cosa. No, ma non sarebbe sostenibile da parte della società. Da parte del giocatore. Anche io, insomma, sono particolarmente affezionato a quello che rappresenta De Rossi, eccetera, da tifoso, prima ancora che da giornalista. Però ecco, se De Rossi, con tutte le ragioni del mondo, faccio il critico qua, perché comunque sei arrivato a questa situazione sbagliando, cioè senza i contratti in scadenza, senza rinnovo, andava fatto prima, intavolata una discussione in maniera seria, eccetera. E quindi ci ha sicuramente offerte da 9 milioni anche di più e da tutte le società importanti, però. Se De Rossi non resta. Quello che preoccupa però Tonino e Carlo sono proprio, ecco, come dicevi tu, Tonino, le offerte che arrivano d'oltremanica, no? Le perché offerte ci stanno, però ci sono sempre state. Le dichiarazioni di Mancini, però, perché Mancini una volta dice no, De Rossi non lo possiamo prendere perché è una bandiera della Roma, e una volta dice però se cogliamo i segnali giusti possiamo provarci. Lo so, perché questa vicenda è veramente schermata benissimo. Uno, perché De Rossi il privato suo è feroce su questo, poi c'è proprio ed è anche giusto anche. Però anch'io penso, ma è una supposizione, che l'ostacolo sia chiaramente il procuratore, perché magari forse non si aspettava che la Roma arrivasse a queste a rilancio che c'è stato. Cioè tu dici che sta provando a spremere al massimo e poi cede, questo è il lavoro del procuratore. Cede, beh, quello è il lavoro di tutti i procuratori. Lui è particolarmente bravo in questo, Berti è un po' particolare anche insomma da cronista, da sempre, quando chiami Berti, insomma, è un personaggio curioso, ma nel senso interessante più che altro. Sì. Però io dico, se De Rossi va via, ne perde De Rossi, secondo me, d'immagine, perché comunque tu sei la Roma, sei l'erede di Totti, non so frasi fatte, non lo sapevo. Io poi come lo vedo in condizione in questo campionato non lo ricordo. Io non lo ricordo. La Roma c'è un uomo immagine, non solo l'uomo ma no, proprio in campo, ma proprio pure quello, l'uno e l'altro, ce l'ha per i prossimi 10 anni ancora, cioè c'hai un giocatorone, un tutto, cioè un'intelligenza, perché veramente è raro, no? Un calciatore così, un essere pensante fra i calciatori. Ci manda un SMS il nostro amico, comune amico Bobo Artefatti, il quale dice: buongiorno detrattori dei Maia, l'unica consolazione è che probabilmente il mondo finirà con la Lazio in B. Insomma, speriamo, facciamo in tempo a vederla. Comunque no. È una grande speranza del 2012, ma non si può dire. No, beh, vabbè, no, a parte questo, che però voglio dire, da questa cosa dovrà uscire, come giustizia sportiva qualcosa di importante dovrà uscire da questa tornata di indagini. Io non... Però sarebbe una contraddizione il fatto, cioè non si può pensare a questa cosa qui come una sorta di disgrazia di Maia, insomma, sarebbe no, una contraddizione. No, certo. Sarebbe una benedizione meravigliosa. Allora, sentite un po', sto Casemiro qui adesso, c'è un altro aspetto di questo periodo che come, come in estate qui se ne leggono di tutti i colori, e poi se noi andassimo a riprendere, no, tutto quello che è stato scritto e lo considerassimo alla realtà che poi ne scaturisce, vedremmo quanto è inutile leggere le cose di questi tempi, ma insomma fa parte del nostro mestiere, dai. Io sono dell'idea che i nomi che invece rinforzeranno la Roma a tutt'oggi sono usciti, bravo, sì, sono proprio convinto di questo. E questo Sabatini è particolarmente bravo, insomma, stare i colleghi, noi, io, tutti. Però, certo, non è che uno spara il nome così, le indicazioni ci stanno. Guarini e Casemiro ci sono, giocatori che la Roma ha già seguito,
perché a sentire, incrociando le fonti, insomma, se interessano a, a Peppe Guarini, c'è stata pure un'offerta. Casemiro pure bassa, ma e, però pure io penso che, anche perché Sabatini ha dimostrato che poi tira fuori all'ultimo qualcos'altro. Sicuramente Luis Enrique vuole un centrocampista, questo l'ho già detto, e, più che un difensore, perché fino a poco tempo fa sembrava la difesa al reparto da correggere. No, sembrava, è a tutt'oggi, insomma, alla luce dei fatti, no? Però hai recuperato Juan, ritorna Kier, e soprattutto ti sei inventato De Rossi anche in quel ruolo, come... è quasi una prima scelta De Rossi. Senti, centrale. Facciamo una cosa. Però dopo avvalorerebbe la tesi allora di Patrick, che Patrick diceva arriva un centrocampista di grosso livello, a quel punto viene arretrato Daniele a far coppia centrale di difesa. Che è una tesi che a noi affascina, fra l'altro l'abbiamo benedetta fin dalla sua prima apparizione. Sì, io ti dico, però vorrei tanto avere comunque anche due difensori centrali molto forti e Daniele comunque messo a centrocampo, insomma, che sarebbe... No, ma infatti la prima scelta è Daniele a centrocampo, però insisto che ha scoperto, cioè nel caso c'è tre comunque centrali, il quarto ce l'hai comunque in casa, quindi se vuole il centrocampista, questa è la cosa. Un conto considerarlo comunque un'alternativa, un conto considerarlo una priorità. Senti, allora dopo prima della pausa voglio darvi il dato realizzato ieri sera dal nostro, nel senso che è una persona che stimiamo e a quale vogliamo molto bene, Zoro, Diego Bianchi. Ieri sera ha fatto il 4.6 di share fino all'1:30 di notte, verrà replicato oggi sulla 7D, voi sapete che c'è la 7, poi c'è la 7D, eccetera, alle 22:10, ne siamo felici, questo ce lo comunica sempre Bobo. Ne siamo veramente molto felici perché lui è proprio bravo. Assolutamente sì. Senti, facciamo una breve pausa e poi voglio porvi un altro quesito. Radio Città, il programma della capitale.